In comuni come Santa Elisabetta, dove finora non c'erano stati contagi, si teme per un possibile focolaio all'ospedale San Giovanni di Dio. Con i tamponi di verifica all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca non siamo affatto in ritardo, vengono effettuati regolarmente alla scadenza delle quarantene, lo chiarisce oggi al nostro TG il direttore del distretto Lo Scalzo. Trasformare le piazze di Sciacca in luoghi di ristoro all'aperto nel rispetto del decoro è la proposta avanzata dall'associazione Mizzica, per la quale più suolo pubblico per i ristoranti rischia di non essere una misura sufficiente. Anche noi siamo per un'estate da vivere all'aperto, tant'è che abbiamo lanciato l'idea di Sciacca Open Space, così l'assessore Sino Caracappa commenta la proposta di Mizzica. Intanto anche per le spiagge libere si va verso una gestione pubblico-privata. E prova a ripartire il mondo agricolo. Nel comprensorio di Ribera ha preso il via la campagna irrigua, il consorzio di bonifica ha effettuato i necessari interventi agli impianti e la capienza degli invasi lascia ben sperare per l'estate. Restrizioni ancora in vigore, salta oggi la processione della Madonna di Fatima organizzata dalla Chiesa dei Cappuccini di Sciacca, sarà comunque celebrata la Santa Messa alle ore 18 con diretta su Telemonte Cronio. Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale, in apertura alle principali notizie. Nuovi casi di positività in provincia di Agrigento con il coronavirus che è arrivato anche in comuni, ed è il caso di Santa Elisabetta, finora rimasti fuori dall'epidemia. Si teme anche per un possibile focolaio all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, al quale sono riconducibili 4 dei casi di contagio registrati negli ultimi giorni. Il punto in questo servizio. Tra i nuovi contagi in provincia di Agrigento è sale adesso 131 il numero dei casi che si sono complessivamente registrati dall'inizio dell'epidemia. Il coronavirus è arrivato anche nel piccolo centro di Santa Elisabetta, finora lontano dall'emergenza che aveva riguardato gli altri comuni agrigentini. Gli altri 2 nuovi casi si sono registrati a Raffadali, centro che fino ad oggi ha avuto 4 contagi complessivi con 3 persone guarite, e Ravanusa, dove le persone ancora contagiate sono 3. Proprio il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, in un videomessaggio ha raccomandato prudenza, considerato che ad oggi si sono registrati 5 casi complessivamente. Preoccupa poi la circostanza che 2 dei 3 nuovi contagi registrati dall'ASP facciano riferimento a personale in servizio all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. È il caso del nuovo positivo a Ravanusa e di quello di Santa Elisabetta, che si aggiungono peraltro ad altri 2 operatori sanitari dell'ospedale agrigentino che negli ultimi giorni erano risultati positivi a Palma di Montechiaro e Aragona. È rimasta invariata, secondo il report diffuso ieri sera dall'azienda sanitaria provinciale, la situazione negli altri comuni, con sempre 3 soggetti ancora positivi a Sciacca, Castel Termine e Agrigento, 2 a Rialmonte e Portempedocle e 1 caso rispettivamente per Aragona, Canicattì, Favara, Lampedusa, Licata, Santa Margherita, Belice e Siculiana. I tamponi effettuati in provincia nelle ultime 24 ore, alle quali fa riferimento il resoconto dell'ASP, sono stati 140 e quelli complessivamente effettuati 5.717. Il numero dei soggetti posti in quarantena varia, con i 3 nuovi contagi passando da 16 a 19. Invariato il dato dei soggetti ancora ricoverati, sono 6, quello dei soggetti che stanno ultimando la quarantena nella RSA di Caltanissetta sono 2, quello dei guariti sono 91 e quello dei deceduti 13. A livello regionale il report di ieri pomeriggio è stato il migliore dall'inizio dell'epidemia nell'isola. Solo 4 i nuovi contagi rispetto al giorno precedente, non era mai stato così basso il dato, ma più che positivo anche quello dei nuovi guariti, altri 151 rispetto alle 24 ore precedenti. Sono calati anche i ricoveri, 38 in meno, e 113 persone non sono più in isolamento domiciliare. In Sicilia dall'inizio dell'epidemia sono state
stati effettuati 105.017 tamponi, 1.883 quelli nelle ultime 24 ore. Sono risultate positive 3.343 persone, mentre gli attuali contagiati sono 1.911. Di questi, 249 sono ricoverati, 15 dei quali in terapia intensiva. 1.171 sono i guariti, 261 i deceduti. In isolamento domiciliare 1.662 persone. Con i tamponi di verifica non siamo affatto in ritardo, li effettuiamo regolarmente alla scadenza della quarantena. Lo chiarisce oggi al nostro telegiornale il direttore del distretto sanitario di Sciacca, Giuseppe Lo Scalzo. Sentiamolo. Non siamo in ritardo, non abbiamo arretrati. I soggetti che nelle scorse ore hanno ultimato la quarantena e che dunque sono in attesa di tampone di verifica verranno chiamati entro la giornata di domani. A precisarlo oggi al nostro telegiornale il dottor Giuseppe Lo Scalzo, direttore del distretto sanitario di Sciacca, unità della medicina del territorio a cui afferiscono anche i comuni di Caltabellotta, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita. Una precisazione è quella di Lo Scalzo che giunge nelle ore successive alla richiesta di intervento al vertice dell'ASP di Agrigento firmata da Francesca Valenti, la quale proprio ieri si era fatta portavoce delle lamentele delle persone interessate residenti a Sciacca circa la presunta lentezza dei tamponi che dimostrassero la loro negatività al coronavirus. Tuttavia il capo del distretto sanitario ha evidenziato oggi che tempi di quarantena e quelli dei necessari tamponi di verifica sono allineati e che dunque alla scadenza del periodo di autoisolamento nel giro di 24 ore il tampone viene regolarmente effettuato. Ieri la Valenti aveva denunciato che nella sola città di Sciacca ci sono più di 500 persone in isolamento, gran parte delle quali in attesa di tampone, mentre una sessantina sono quelle che lo hanno effettuato ma che attendono tuttora l'esito. Probabilmente sono i tempi riguardanti la processazione dei risultati a questo punto a confermarsi più lunghi del previsto, malgrado l'operatività dei due laboratori di analisi interni agli ospedali di Sciacca ed Agrigento garantita nelle settimane successive allo scoppio dell'epidemia. Evidentemente, stando a quanto ha precisato il dottor Giuseppe Lo Scalzo, non sono i tempi richiesti per l'esecuzione dei tamponi quelli che rallentano le procedure. Se comunque la diffusione dei contagi anche dopo la ripartenza del 4 maggio scorso continuerà a rivelarsi contenuta per come è accaduto fino ad oggi, possiamo immaginare solo che non manca molto al ritorno alla normalità, anche se sarà inevitabile convivere col virus e con la necessità di mantenere comportamenti di massima sicurezza. Più suolo pubblico per le attività di ristorazione è una misura che rischia di non essere sufficiente. Questa è l'opinione dei componenti dell'Associazione Mizzica, che con il consigliere Fabio Termine chiedono all'amministrazione di trasformare le piazze di Sciacca in luoghi di ristoro all'aperto, ovviamente nel rispetto del decoro. Il servizio è di Massimo D'Antoni. Occorrono soluzioni che tendano a facilitare la ripartenza effettiva di tutti i settori produttivi e a chi gestisce attività di ristorazione o cocktail si possono mettere a disposizione le nostre piazze convertendole in luoghi di ristoro all'aperto nel rispetto massimo del decoro dei luoghi. E questa è l'opinione dell'Associazione Mizzica che con le numerose restrizioni imposte in materia di distanziamento di sicurezza evidenzia che l'ipotesi di ampliare il suolo pubblico da concedere rischi di non essere una misura sufficiente. A seconda delle attività di cui ci troviamo a parlare non c'è poi lo spazio per farlo. Invece sono convinto e siamo convinti, questo è quello che l'area attività produttiva di Mizzica vuole dire, è che tante attività sono vicine e limitrofe ad alcune piazze. Non penso soltanto alla piazza Angelo Scandariato, ma anche e soprattutto alle piazze minori che in tanti casi sono veramente inutilizzate in questo momento. Penso per esempio, tanto per dirne una, a piazza Farina, che in questo momento non ha nessun tipo di funzione, non ha una funzione sociale, in questo momento, in questo modo potrebbe averla. Posso citare oltre a piazza Farina, piazza Duomo, ma anche piazza La Rosa alla Perriera, piazza Gerardo Noceto, piazza Inveges, che è una piazza che ci ha fatto scoprire Dolce & Gabbana e a cui noi non abbiamo ancora saputo dare una funzione sociale. C'è possibilità per tanti tipi di attività di utilizzare queste piazze, tra l'altro facendo anche attività di asporto, che uno può prendere la cosa da mangiare, da bere in un posto e poi si va a sedere rispettando le misure del decreto. Questo potrebbe essere un modo, tra le altre cose, per vivere questi luoghi nel rispetto del decreto, perché possiamo immaginare che comunque questi luoghi sono oggetto di assembramenti fisiologici. In questa maniera invece si regolamenterebbe l'accesso alle piazze e si potrebbe vivere le piazze nel rispetto del decreto, chiaramente non impossessandosi di tutte le piazze, di tutti gli spazi delle piazze, però riservando uno spazio di queste piazze per far lavorare le attività commerciali di food and beverage, che saranno quelle che da questo decreto chiaramente vengono più colpite.
Un'idea, quella di Mizzica, sulla scia della quale si inquadra anche l'opinione di Salvatore Monte, che in un post sulla sua pagina Facebook propone traffico chiuso a luglio e agosto in centro con gli spazi da mettere a disposizione proprio di titolari di bar, ristoranti e pizzerie. E questa deve essere l'ambizione, secondo me, di tutti, quella di sperimentare soluzioni piuttosto che parlare, perché parlare purtroppo oggi non serve. È chiaro che va vista come un modo anche per far defluire la frizione appunto del centro, ma non soltanto del centro, ma anche delle periferie, perché in questa maniera si distribuirebbe tutta la popolazione su un'area molto più vasta. E con Fabio Termine, che è anche presidente della Commissione Turismo e Attività Produttive, abbiamo parlato anche delle prospettive per il settore alberghiero. E lei, come presidente della Commissione Attività Produttive e Turismo, ricordiamolo, come considera le dichiarazioni di Marcello Mangia, che ha detto noi a fine maggio ripartiamo? Io le considero delle dichiarazioni molto coraggiose, di un imprenditore che secondo me con queste dichiarazioni ha dimostrato che tiene a questo territorio e quindi vuole collaborare con la pubblica amministrazione affinché questo territorio cresca. Sono secondo me delle dichiarazioni di speranza e questa nostra proposta vanno in questa direzione, vanno nella direzione di iniziare a ripartire sempre nel rispetto del decreto. È stata l'amministrazione a lanciare l'idea di sciacca open space, ossia di una stagione da vivere esclusivamente all'aperto. Così l'assessore al turismo Sino Caracappa commenta le proposte pervenute oggi da Mizzica, ma anche dal consigliere Salvatore Monte, finalizzate a concedere piazze, vie ba a bar e ristoranti per superare le restrizioni in vigore. Per la stagione balneare si va verso una gestione pubblico-privato anche dei tratti di spiagge libere. Ma ascoltiamo le dichiarazioni dell'assessore al turismo. Stagione balneare tutta da definire, ma le prime indicazioni, quelle arrivate ieri, hanno già generato la forte protesta dei titolari degli stabilimenti che le ritengono oltremodo penalizzanti. 5 metri di distanza tra gli ombrelloni in spiaggia, 2 metri per i lettini e poi la sanificazione necessaria, i percorsi di entrata e uscita che dovranno essere differenziati. E non solo i privati, regole ferree anche nelle spiagge libere, con i comuni che dovranno effettuare i controlli per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro e il divieto di assembramento. Insomma, una stagione in spiaggia tutta da organizzare con ancora diverse incognite. A Sciacca già da settimane c'è un dialogo aperto tra amministrazione e titolari degli stabilimenti balneari, soprattutto della zona di San Marco, e dell'assessore al turismo Sino Caracappa ad evidenziare come le poche indicazioni finora pervenute stiano gettando nello sconforto il comparto. Devo dire che in questo momento c'è una sollevazione da parte delle categorie, dei gestori degli stabilimenti balneari in tutta Italia perché le norme sono considerate troppo restrittive. Ancor più il problema si pone per la gestione delle spiagge libere, perché si parla di affidamento ai comuni che a loro volta poi dovrebbero prevedere tutta una serie di servizi che regolamentano l'accesso alle spiagge, quindi gli steward, quindi la necessità di andare anche lì a fare un contingentamento all'ingresso degli arenili. Il È comune chiaro di Sciacca che. potrebbe essere in grado di garantire tutto questo o potrebbe perseguire ad esempio una strada che coinvolga anche gli stessi titolari degli stabilimenti? Si sta valutando per ogni singolo sito. Chiaramente per San Marco si sta pensando a un'idea di cogestione pubblico-privata, potrebbe anche essere facilmente fattibile anche alla luce dell'ordinanza della Capitaneria dell'anno scorso che prevedeva una formula di gestione collettiva. È chiaro però che dobbiamo vedere l'ordinanza di quest'anno, quindi possiamo in questo momento solamente parlare di ipotesi di gestione, non di indirizzi precisi. Aspettiamo l'ordinanza, su quella con gli stabilimenti è stato fatto un discorso chiaro. Devo dire che con molto entusiasmo loro si stanno approcciando a questa nuova materia e per cui ritengo che su Capo San Marco si può fare un discorso abbastanza chiaro. Sulle altre spiagge è chiaro che si deve aprire un ragionamento, ma anche alla luce del fatto che i comuni devono sostenere dei costi notevoli e su questo in questo momento diciamo non ci sono assolutamente certezze. La Sicilia è in notevole ritardo rispetto ad altre regioni che già hanno bene o male emanato delle linee guida da proporre al governo, per cui stiamo aspettando veramente che
la Regione Sicilia si pronunci sulla stagione balneare e sulle modalità. Non solo le spiagge, c'è da organizzare una stagione turistica tutta nuova a Sciacca che tenga conto delle esigenze dei commercianti. Così l'assessore Sino Caracappa commenta le proposte avanzate oggi da Mizzica e Salvatore Monte relative alla possibilità di concedere piazze e vie con la ZTL attiva, ovviamente, per superare i limiti e le restrizioni in vigore all'interno di bar, pub, pizzerie e ristoranti. Questo è un progetto che noi non vorrei tornare indietro. Noi 2 settimane fa come amministrazione abbiamo parlato di Sciacca Open Space e quindi sulla possibilità che tutti gli spazi a disposizione della città fossero messi a disposizione di chiunque in questo momento ha un'idea da portare avanti, considerato il fatto che è il comune, ma soprattutto alla luce della normativa della finanziaria regionale, c'è la possibilità di non versare il suolo pubblico, anzi di avere la possibilità di accrescere il 50% degli spazi avuti in concessione, e noi in più abbiamo proposto e stiamo lavorando a un avviso per mettere a disposizione tutta una serie di spazi per chiunque in questo momento voglia fare o un'attività commerciale ma o anche un'attività artigianale da portare all'aperto. La città deve vivere all'aperto, questo si è intuito e si è capito. Chiaro che anche là, dal confronto che noi abbiamo avuto con i commercianti, emergono dei problemi. Quindi il primo problema è la ZTL, su quello ci dobbiamo andare a capire nella maniera più chiara possibile. Però io aspetterei ancora un poco, gli incontri procedono e procedono nella maniera più spedita e soprattutto nella maniera più fattiva, non lo diciamo noi, lo dicono le stesse associazioni di categoria. E stiamo lì a lavorare, attenzionando assolutamente intanto le necessità delle attività che devono essere salvaguardate. Una delle cose che noi abbiamo detto è che nessuna attività deve chiudere e che nessun posto di lavoro si debba perdere, questo è per noi prioritario. Là bisogna fare un ragionamento complessivo tenendo conto delle necessità degli operatori, delle necessità del sistema sanitario o della salute di turisti e lavoratori che va salvaguardato, e poi cercare di mettere in campo tutta una serie di iniziative che possono salvaguardare l'economia delle singole aziende.
timidi segnali di ritorno alla normalità anche per il mondo agricolo. Il consorzio di bonifica di Agrigento 3 ha avviato, sia pur in maniera parziale, la campagna irrigua in diverse zone del comprensorio riberese. La capienza degli invasi lascia ben sperare in vista della stagione estiva, in cui non dovrebbero registrarsi problemi. Per i nuovi contratti però ancora non si sa quanto verrà pagata l'acqua a metro cubo. Ne parliamo in questo servizio. Ha preso il via, anche se solo parzialmente, la campagna irrigua nel territorio che ricade nel consorzio di bonifica Agrigento 3, precisamente in diverse contrade del comprensorio riberese. Il commissario Carlo Turriciano ha annunciato che tutti gli impianti sono pronti per la distribuzione dell'acqua delle dighe agli agricoltori che ne faranno richiesta. E non si esclude che dalla prossima settimana, durante la quale sono previste temperature assai elevate, l'irrigazione possa partire in maniera organica e completa in tutto il comprensorio. Attualmente la struttura consortile distribuisce l'acqua per irrigare alcuni frutteti, ma anche le zone dei coltivatori che coltivano gli ortaggi. Gli impianti di irrigazione su tutto il territorio sono stati revisionati e messi in pressione. È stata fatta qualche riparazione ed è in atto il trasferimento dell'acqua dalla diga Castello di Bivona al laghetto Gorgo di Montallegro per consentire l'irrigazione dei terreni nella valle del fiume Platani. Nelle settimane scorse era stato il comune di Ribera, con l'assessore all'agricoltura Domenico Acquè, a chiedere al consorzio di bonifica di verificare le condizioni degli impianti e intervenire tempestivamente con eventuali lavori di sistemazione e manutenzione, proprio per evitare ritardi o ostacoli nell'avvio della campagna irrigua. Anche il quantitativo d'acqua presente negli invasi lascia ben sperare e guardare alla stagione estiva con ottimismo. Gli invasi infatti sono colmi grazie alle buone piogge della stagione invernale. La diga Castello ha invasato circa 19 milioni di metri cubi d'acqua, sufficienti per soddisfare le richieste degli agricoltori. Resta sul tappeto però il problema del prezzo dell'acqua da consumare, fermo restando che i pagamenti dei canoni e dei consumi degli anni passati sono stati sospesi per l'emergenza coronavirus. Per i nuovi contratti irrigui gli agricoltori dovrebbero pagare come l'anno scorso, ossia 19 centesimi a metro cubo erogato dal consorzio. Intanto i coltivatori interessati ad irrigare devono presentarsi negli uffici del consorzio di bonifica per le prenotazioni, muniti delle prescrizioni previste per contenere la diffusione del coronavirus. Sulla vicenda della sospensione fino al prossimo 30 novembre dei ruoli istituzionali e irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013-2019 c'è intanto un nuovo intervento di Alfredo Mulè, ex presidente regionale di Coldiretti, il quale torna a ribadire come tale misura non sia per nulla vantaggiosa per il settore, poiché il mese di novembre è il periodo in cui gli agricoltori affrontano le spese maggiori per la raccolta e la commercializzazione dei loro prodotti. Ciò nonostante, dichiara Mulè, siamo fiduciosi che il governo regionale possa dare il giusto sostegno ai consorzi di bonifica per iniziare al meglio la stagione irrigua senza ulteriori indugi, rimarcando infine come sia ormai necessaria ed improcrastinabile la riforma dei consorzi di bonifica, che porti ad uno snellimento amministrativo, ad un ampliamento delle competenze, ad una riorganizzazione complessiva delle strutture consortili. Un nuovo arrivo di dispositivi sanitari di protezione in Sicilia per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Si tratta di altre mascherine, guanti e calzari acquistati dalla regione. Dall'inizio del lockdown ad oggi la regione siciliana ha già distribuito oltre 13 milioni di dispositivi di sicurezza a strutture sanitarie e protezione civile. Sentiamo. Prosegue l'approvvigionamento di dispositivi di sicurezza da parte della regione siciliana. Ieri sera, come si evince dalle foto che vi mostriamo, sono arrivate altre tonnellate di mascherine di vario tipo, guanti, calzari ed apparecchiature sanitarie. Va avanti dunque un percorso virtuoso che ha visto la Regione dotarsi, nel corso delle ultime settimane, di numerosi quintali di dispositivi, acquistati in gran parte dalla Cina e giunti via aereo e via nave. Dall'inizio del lockdown, era il 10 marzo, ad oggi, in Sicilia sono stati distribuiti oltre 13 milioni di dispositivi di protezione individuale e apparecchi sanitari, distribuiti per il tramite della Protezione Civile Regionale. A beneficiarne principalmente sono state strutture sanitarie, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistite, comuni, prefetture, forze dell'ordine, esercito, ex province, carceri, dipartimenti regionali, Confcommercio e Confesercenti.
In dettaglio sono stati consegnati fino ad ora quasi 8 milioni di mascherine, tra cui quelle chirurgiche FFP2, FFP3 ed M95, 3 milioni e mezzo di guanti monouso, 1 milione e 200 mila tra camici, calzari, tute e cuffie per la protezione del personale medico e paramedico. Tra gli altri materiali distribuiti anche 52.000 tra occhiali e visiere parafiato, oltre 285.000 tamponi e kit diagnostici e poco meno di 40.000 apparecchi sanitari. I DPI e il materiale consegnato proviene da acquisti diretti della Regione e della Protezione Civile Nazionale, oltre che da donazioni di privati. Dispositivi che sono sempre più fondamentali per affrontare correttamente la cosiddetta fase 2 con l'uscita dal lockdown e la lenta e graduale ripresa sociale e lavorativa. Restrizioni ancora in vigore e salta oggi la processione della Madonna di Fatima per la parrocchia dei Cappuccini di Sciacca. Sarà comunque celebrata la Santa Messa alle ore 18, preceduta alle 17.30 dalla recita del Rosario con diretta su Teleradio Montecoronio. Sentiamo il servizio. Dopo i riti della Settimana Santa, le restrizioni ancora in corso legate all'epidemia da Covid-19 non hanno consentito oggi la processione della Madonna di Fatima a Sciacca, una celebrazione particolarmente sentita dalla parrocchia dei Cappuccini. A partire dalle 17.30 Telemontecronio trasmetterà in diretta dalla chiesa la recita del Rosario e poi alle ore 18 la celebrazione della Santa Messa. Ancora risentiamo di quelle che sono state le limitazioni date dal periodo storico che abbiamo vissuto. Anche questa festa, solennità per la nostra parrocchia, come per quelle pasquali, sarà vissuta in parte e sarà vissuta con tutte le limitazioni del caso. Tuttavia non ci arrendiamo, cerchiamo di fare quello che sarà possibile. Di mattina la chiesa è aperta per le visite personali, tante persone stanno accorrendo a portare un fiore, a rivolgere una preghiera, una supplica alla nostra Mamma Celeste. Nel pomeriggio, grazie a Radio Montecronio, celebreremo ancora la Santa Messa che raggiungerà tutte le famiglie nelle proprie case e ognuno potrà partecipare in questo modo. Così sentirsi parte integrante di questa festa e di questo evento celebrativo. Pertanto dispiace che solo per pochi giorni non siamo riusciti a poterla celebrare con tutti i criteri, compreso la processione che coinvolge buona parte della cittadina. E però anche noi vogliamo rimanere obbedienti a quelle che sono le indicazioni per dare il nostro contributo alla scomparsa di questo virus e di questa sofferenza collettiva. E occupiamoci di mafia, pene ridimensionate in appello per alcuni degli imputati del processo Icaro, operazione che avrebbe scompaginato una cosca mafiosa della provincia di Agrigento. Spicca soprattutto il dimezzamento della pena per Stefano Marrella di Montallegro, per il quale è caduta l'accusa di essere stato il capo e il promotore della cosca. La sua pena è scesa da 20 a 12 anni. 11 gli imputati, tutti accusati di associazione mafiosa. C'è servizio. Processo antimafia Icaro. In appello, i giudici di Palermo hanno ridimensionato alcune delle condanne emesse in primo grado. 11 gli imputati alla sbarra, tutti accusati di associazione mafiosa e, in particolar modo, di aver voluto riorganizzare la mafia agrigentina dopo gli arresti dei latitanti e capomafia Giuseppe Falsone, arrestato a Marsiglia, e Gerlandino Messina, arrestato a Favara. Tra le pene ridimensionate spicca quella di Stefano Marrella di Montallegro, la cui condanna è scesa da 20 a 12 anni, per il quale è caduta l'accusa di essere stato il capo e il promotore della nuova cosca. Gli è stato riconosciuto soltanto il ruolo di partecipe al sodalizio. Per tutti gli altri imputati è stata cassata l'aggravante del riciclaggio in seno all'associazione mafiosa. La pena più alta, 15 anni di reclusione, è stata inflitta a Vincenzo Marrella, 65 anni, di Montallegro, che ha avuto la pena ridotta di 5 anni. 12 anni ciascuno sono stati inflitti ad Antonino Abate di Montevago, Stefano Marrella di Montallegro, l'omonimo Vincenzo Marrella, 46 anni, di Montallegro, e Francesco Tortorici di Montallegro.
Tutti loro, in primo grado, avevano avuto una condanna tra i 20 e i 16 anni. Condanna ridotta pure per Antonino Grimaldi di Cattolica Eraclea. I giudici gli hanno inflitto 13 anni rispetto ai 16 del processo di primo grado. Per gli altri invece condanne confermate. Si tratta di Carmelo Bruno e Roberto Carobene di Motta Sant'Anastasia, entrambi condannati a 4 anni, e Gaspare Nilo Secolo Novo di Santa Margherita di Belice, condannato a 5 anni e 6 mesi. Il primo grado si era concluso con la sentenza ad ottobre 2018. Il processo, scaturito dall'operazione antimafia Icaro, infine, ha già ultimato la fase del rito abbreviato, con altre condanne. Da oggi i programmi di Telemonte Cronio Live e On Demand sempre con te, grazie alla nostra app per Android e iOS. In qualsiasi momento potrai seguire la nostra diretta TV o collegarti subito con il nostro sito ufficiale, il nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. E attraverso i contatti potrai farci conoscere la tua opinione. Scarica subito l'app RMK TV Sciacca da Play Store per Android e da App Store per iOS. Telemonte Cronio corre per poterti stare sempre più vicino. Guanti, mascherino e tutto ciò che viene utilizzato per contrastare la diffusione del Covid-19 rischia di trasformarsi nella nuova grande minaccia per il mare e per l'ambiente. La denuncia arriva da Mare Vivo che, malgrado il blocco di numerose attività lavorative, continua a portare avanti una serie di azioni ed attività di tutela ed educazione ambientale. Vediamo quali. In questi mesi in cui le attività dell'uomo sono state limitate a causa del lockdown, si è visto che la natura ha riconquistato i suoi spazi, mostrando cielo e acque sempre più limpidi, animali per le vie delle città e numerosi pesci in corsi d'acqua che solitamente non ne consentivano la sopravvivenza. Purtroppo però, insieme ai pesci, continua inesorabilmente a scorrere ancora tanta plastica. È di pochi giorni fa l'allarme lanciato da Mare Vivo e da molte altre associazioni sui timori dell'invasione delle mascherine e dei guanti monouso utilizzati per difendersi dal Covid-19 e ritrovati abbandonati numerosi lungo le strade o in prossimità dei corsi d'acqua, così come gli involucri monouso utilizzati per il cibo da asporto e che rischiano di diventare la nuova grave minaccia per il mare e per l'ambiente. Malgrado il blocco di numerose attività lavorative, Mare Vivo ha continuato a portare avanti le attività istituzionali di tutela ed educazione ambientale. Un'intensa attività ha visto Mare Vivo collaborare con le scuole con un pacchetto di video lezioni e documentari online, con il monitoraggio dei fondali marini, collaborando con il Ministero dell'Ambiente e le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi in mare e continuando a pulire l'ambiente mantenendo attiva la barriera blocca plastica installata lo scorso 18 febbraio. Nell'ambito del progetto Alicos, portato avanti con il sostegno della Fondazione Con il Sud. Tale barriera ha un'estensione superficiale allo scopo di bloccare i rifiuti plastici galleggianti, evitando in tal modo il riversamento in mare. Si stima infatti che l'80% dei rifiuti che si trovano in mare siano trasportati proprio dai fiumi. Queste considerazioni hanno spinto Mare Vivo a lanciare nei mesi scorsi una petizione su change.org per chiedere che la legge salvamare venisse subito approvata e contenesse un emendamento mirato alla pulizia dei corsi d'acqua e all'installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare i rifiuti trasportati. Al momento Mare Vivo sta monitorando l'azione della barriera e controllandone il funzionamento, in attesa di definire lo studio delle quantità raccolte all'arrivo delle piogge autunnali che, influenzando la portata del corso fluviale e delle correnti, fornirà un quadro più completo e dettagliato dello stato del fiume e delle quantità di rifiuti plastici che può trasportare in mare. Il video, realizzato dal documentarista e subacqueo Riccardo Cingillo, da anni impegnato nello studio dei fondali marini, rivela la minaccia della plastica, ma anche l'importanza del fiume e della riserva della foce del fiume Platani, dove la natura incontra la bellezza delle spiagge, delle dune, della Marna, le testimonianze della geologia, della storia e dell'arte. Occorrono interventi di recupero e un più rigoroso sistema sanzionatorio, ma più di ogni altra cosa occorre la presa di coscienza del rischio al quale stiamo esponendo un sistema essenziale per la vita dell'uomo e dell'intero pianeta, conclude l'Associazione Mare Vivo. E veniamo al libro da leggere a cura della Mondadori di Sciacca. Siena, 1942. Lorenzo ha 12 anni e vive con il nonno e la zia.
In città la guerra sembra lontana e lui è libero di gironzolare nelle piazze e nei vicoli insieme a Franco, il suo migliore amico, con cui condivide un'ardente e sincera ammirazione per il duce. Un giorno però conosce Daniele, un ragazzino ebreo, con cui stringe subito amicizia. Daniele non ha l'aspetto forte e baldanzoso di Franco, ma un carattere più mite che Lorenzo sente più simile al suo. A causa delle discriminazioni cui viene sottoposto il suo nuovo amico, come l'esclusione da scuola, l'entusiasmo di Lorenzo per Mussolini diminuisce ogni giorno. Ma quando i tedeschi occupano la città e cominciano a deportare le famiglie ebree, Lorenzo non riesce a girare la testa. È il momento di prendere una decisione coraggiosa anche a costo di perdere l'amicizia di Franco o addirittura di mettere in pericolo la propria famiglia. Ispirandosi a una storia vera, Nicoletta Giampietro racconta come, in un'epoca che ha perso la propria umanità, sia sempre possibile scegliere il bene. Nessuno saprà che sei qui, di Nicoletta Giampietro, edito Trego. Ci sono anche gli ultras di Sciacca tra gli aderenti ad un vasto movimento che riunisce tifosi di tutta Italia che chiedono lo stop definitivo di tutti i campionati di calcio dalla Serie A fino ai tornei di promozione. Secondo gli ultras non c'è calcio senza la presenza dei tifosi sugli spalti. Nella nota trasmessa oggi dal Movimento Nazionale si evidenzia come il calcio debba continuare ad essere uno sport popolare e che non avrebbe alcun senso portare avanti i campionati soltanto per mere esigenze economiche e di diritti televisivi. Tutti gli sport e il calcio in particolare sono stati sospesi legittimamente, scrivono gli ultras di Sciacca, per tutelare la salute pubblica ed è quello che si deve continuare a fare poiché senza la presenza dei tifosi il calcio non può avere un futuro. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale ancora oggi. Grazie per averci seguito. Potete rivedere questo telegiornale.